Welcome back e bentornati sul mio canale. Dopo una lunga assenza, il vostro Juan Mata è tornato con un video inedito. Durante questa Weekend League ho incontrato un avversario particolare, come potete vedere dalle immagini e da quella carta speciale. Ho beccato il giocatore del PSV, Mohamed Yattaren, non so se si pronuncia così. Comunque a destra potete leggere la biografia su Wikipedia della sua carriera, ragazzo di soli 19 anni e giustamente con la passione dei videogiochi, in questo caso di FIFA 21. Per chi non lo sapesse, quella carta speciale azzurra viene consegnata a tutti i calciatori che giocano a FIFA dalla EA Sport. Le statistiche di quella carta sono tutte 99 ed il giocatore può fare richiesta della carta nel ruolo che vuole. In questo caso Yattaren ha preferito prendersi la carta da ATT ed è una carta davvero devastante. Noi qua partiamo subito forte con l'1-2 e Ronaldinho la mette dentro al minuto 4. Diciamo che come approccio magari lui è stato molto sbilanciato e ha sbagliato qui la copertura. Ronaldinho con l'1-2 non perdona. Nelle ultime 4-5 Weekend League ho cambiato modo di giocare, sto giocando molto di più sul possesso palla, con calma, copro le linee di passaggio, cerco di uscire poco con i difensori. Ero sull'11-2 o 11-3 se non sbaglio, non ricordo bene. E praticamente mi è uscito questo campioncino del PSV con una squadra di tutto rispetto, comunque con Gullit, gente come R9. Lui molto frenetico nella manovra, provava sempre gli 1-2 tra i due attaccanti. Io cercavo di coprire le linee di passaggio, come detto prima, per non scoprirmi. Qui lui prova a mettere un pallone in mezzo. Bella la copertura di Quadrado, poi Vieira completa il disimpegno. Io faccio girare molto palla con calma con i due esterni, vengo sempre incontro. Poi mando con il tasto R2, mando in profondità, anzi no, R1 se non sbaglio, perché ho i tasti cambiati, mando in profondità le due punte. Qui lui sempre, solita manovra, solito fraseggio con i due attaccanti. Ha dei due attaccanti devastanti con R9 e ovviamente la carta sua tutta 99. Prova ad andare con R9. Qui io devo selezionare per forza il difensore centrale e copro bene la linea di passaggio con Alaba. Sto usando Alaba e Klosterman innanzitutto perché li ho presi nella speranza dell'upgrade. Klosterman mi ha tradito e mi ha fatto perdere intorno ai 150-200.000 crediti. Alaba si dovrà upgradare praticamente tra una decina di giorni più o meno, e quindi sono molto curioso di utilizzarlo, anche se adesso ho cambiato difensori centrali e quindi sono passato con Walker, una linea difensiva molto 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 veloce, Walker e James. Proviamo con Vieira, poi Cucurella. Sto giocando con Cucurella perché mi è piaciuto dalla prima volta che l'ho sbloccato come centrocampista. È un pochino un centrocampista anomalo, però corre tantissimo, forse pecca un po' in, diciamo, fisicità, però di fianco a lui c'è Vieira. Qui grande uscita di Klosterman e CR7 prova a far ripartire l'azione. Io sempre con calma una manovra con i difensori centrali, poi giro sulle fasce, mi chiamo l'attaccante, con calma torno al centrocampista per cercare l'imbucata senza alcuna fretta. Intanto siamo arrivati al 24esimo minuto, sempre 1-0 per il gol subito di Ronaldinho, e qua proviamo sempre a far girare palla. Lui non aggrediva, quindi io non avevo, diciamo, modo di provare ad entrare. Qui ci proviamo con Neymar, vediamo se va a buon fine questa azione. Ancora Neymar, bravo lui con Maldini a buttare subito la palla e si riparte. Il copione della partita è questo: lui che, diciamo, non riesce ad uscire, noi che lo stiamo cercando di schiacciare nella sua area di rigore. Qui brutto errore di Cucurella in fase di impostazione, prova subito l'1-2 con Ronaldo, però noi bravissimi subito nel recuperare palla. 30 minuti e abbiamo praticamente il pieno controllo della partita, stiamo giocando davvero bene, senza fretta, con calma. Ripartiamo con i centrocampisti, qui altro errore di Mbappé. Io vi lascio alla partita e noi ci vediamo a fine primo tempo. Thank you.
Come avete visto, il primo tempo è terminato 2-0, siamo già nella ripresa 2-0, gran gol di Cristiano Ronaldo. Nella ripresa faccio il solito cambio Ronaldo per Paulo Dybala per dare più freschezza alla manovra offensiva. Qui proviamo subito con Ronaldinho, vediamo se riesce a girarsi. Gullit, autoblock devastante, e lui sempre con questi 1-2 tra gli attaccanti, giocava molto rapidamente, però io avevo capito come giocava, quindi diciamo che non dava assolutamente problemi alla mia difesa, la sua manovra. Quindi detto questo, io vi lascio al secondo tempo, state attenti che succederà di tutto. Non vi annuncio altro. Cinquantanovesimo e 3-0, sembra tutto facile, la partita si era messa sui binari giusti, però come si dice sempre, mai abbassare la guardia. Qui passaggio sbagliato di Ronaldinho, recuperiamo palla, io ero diciamo tranquillo per il risultato, ma la partita comunque sembrava andare tutta per il verso giusto, però se cali leggermente la concentrazione, magari un gol ti accorcia un po' le distanze, poi l'avversario prende fiducia, aumenta il baricentro, cambia modulo, mette il pressing e comunque qualcosa può succedere, come in questo caso con R9 che va fino in fondo, elastico, attenzione, vince il rimpallo, palla per Yattaren, c'è l'1-3 al 66esimo. Ok, io qui ho pensato, va bene, mancano più o meno 23-24 minuti più recupero, 3-1, la partita è più che finita. E non so, magari lui cambiando modulo, perché poi andremo a vedere che ha cambiato modulo, io mi sono trovato un pochino spiazzato da questo punto di vista, e lui è stato molto bravo a mantenere la calma, alla fine non ha fatto niente di che, secondo me ho fatto più errori io nel concedergli queste ripartenze, perché comunque alla fine eravamo 4-5 contro 3 e comunque gli davo modo di andare dentro, cosa che non bisogna assolutamente fare quando si è in superiorità numerica in fase difensiva. Quello è bravo col drag back o drag back e la mette dentro, ovviamente con la carta sua, il gol del 3-2, destra, sinistra, di testa, in velocità, qualsiasi cosa fa quella carta è devastante. Quindi lui al 73esimo con due tiri riesce a fare due gol praticamente e si porta sotto soltanto di un gol. Io provo, forse qui forzando anche un po' la manovra, dovevo essere bravo a gestire il risultato. Mancano 15 minuti, sto vincendo 3-2, quindi risultato, da quello che diciamo ho imparato in questi primi mesi di FIFA, se sei bravo a gestire il risultato al 75esimo, con un avversario così passivo perché lui non aveva messo ancora il pressing né niente, la partita è più che finita.
Minuto 80, pallone dentro per Gullit, qui la palla non so dove passa. Lui gioco di gambe, finta di tiro e la mette sotto l'incrocio. Mbappé, un gol davvero bello. Qui, come possiamo vedere, si era messo con il 3-5-2 e comunque ci aveva dato quell'imprevedibilità che non ci aspettavamo. 3-3 all'81esimo e nella mia mente qui un pochino di nervosismo c'era perché da 3-0 al 70esimo più o meno farsi recuperare in 10 minuti, praticamente 3 gol. Un pochino c'ero rimasto abbastanza male perché stavo giocando bene, la partita era in pieno controllo, ma bastano 2-3 minuti di blackout e la partita cambia. Qui provo a manovrare con Vieira e Cucurella, mancano 5 minuti. Il mio pensiero era di tenere palla per fare un'ultima azione, ovviamente al 90esimo, sfruttando magari la sua frenesia. Sbaglio il pallone con Vieira, mi riparte lui in contropiede con R9, attenzione a Ronaldo che salta nettamente il mio Neuer, la mette dentro 88esimo e il mio avversario è avanti 4 a 3, manca pochissimo. Qui provo il kick-off glitch con Ronaldinho che arriva tu per tu con il portiere, poi bruttissimo, bruttissimo il tiro, è stato anche bravo lui con il difensore centrale, poi inspiegabilmente lui non tiene palla ma continua a giocare. Cosa che non si fa assolutamente mai. Io qui, ovviamente, provo l'ultima azione, non avevo più nulla da perdere. Cucurella, il tempo ormai è scaduto. Palla dentro per Ronaldinho, finta di tiro e col destro la mette dentro. Lui ingenuo, lui molto ingenuo. Però diciamo che oggettivamente il pareggio era meritatissimo. Cioè, non meritavo di perdere questa partita 4-3. Quindi, giusto secondo me, 4 pari e giusto andare ai supplementari. Perché lo meritavo, lui 4 tiri col 35% di possesso palla, 4 gol. Io diciamo che ho controllato meglio la partita, ho gestito meglio, però ho fatto degli errori fatali. Qui provo il cambio, metto Dybala in attacco insieme a Ronaldinho e faccio entrare Lozano per questi, diciamo, ultimi 30 minuti di questi due tempi supplementari che andremo a commentare insieme. Lui parte subito. Con un lancio in profondità, ottima chiusura di Klosterman, poi Alaba dentro per Vieira. Proviamo a gestire questi, diciamo, il pallone, cercando di tenerlo noi, ovviamente, i supplementari. Lui magari ha messo un pochino il pressing negli ultimi 10-15 minuti, magari se i giocatori sono più stanchi, però ha una squadra talmente devastante che diciamo che la stamina non ne risente nei giocatori. Cucurella qui dentro per Paulo Dybala. Prova a ritornare dietro ancora Cucurella per Ronaldinho. Non ci sono spazi, torniamo sempre dai centrocampisti. Qui forse troviamo il pertugio per Paolo Dybala. Dentro il pallone, bravo, la chiusura ottima di Maldini. Poi perde ancora palla, grandissima aggressività. Ancora Dybala, tu per tu, Dybala col sinistro. Sul fondo, e qui qualcosa, diciamo, è andato storto. Non è da Paolo Dybala mangiarsi un gol del genere. Qui sbagliamo, tiriamo in porta. Perché volevamo fare il contrasto, però va bene così. 97esimo sul cronometro, sono passati 7 minuti in questo primo tempo supplementare. Il risultato è ancora 4-4, lui solita azione. Klosterman, bella partita finora di Klosterman, poi Yuri Berisce. Dentro per Mbappé che si appoggia a Cucurella, dentro il pallone per Ronaldinho, splendido il pallone per Ronaldinho che va fino in fondo, suolata, pallone dentro, Paulo Dybala, una sentenza. Centesimo minuto e qui diciamo che ero molto molto sollevato perché sapevo che avendo fatto determinati errori durante la partita difficilmente li vado a ripetere. Quindi diciamo che il mio primo pensiero era quello di far possesso con calma, gestire la partita senza magari scoprirmi più di tanto, senza fare 1-2 con i centrocampisti, mantenerli sempre in posizione. Tanto non avevo fretta, 5-4, già avevo fatto una grandissima figura di merda a subire 3 gol in 10-15 minuti, quindi volevo portarla assolutamente al secondo tempo supplementare con calma, con questo risultato, e poi giocarmi, diciamo, il secondo tempo supplementare con il pallone, perché se non sbaglio devo battere io il calcio d'inizio del secondo tempo. E quindi con la speranza di poter gestire il risultato, lui qua con un calcio d'angolo, Neuer la butta fuori con le manone e
L'arbitro ancora non fischia, perché la palla giustamente se non esce fuori l'arbitro non fischia. Qui prova l'ultima azione di questo primo tempo, pallone dentro, grandissima copertura di Alaba, e qui Cuadrado decide di buttarla fuori e finisce qui il primo tempo supplementare. Andiamo subito alla ripresa, gli ultimi 15 minuti. Come detto, il calcio d'inizio è il nostro e quindi è tutto più semplice, non c'è kickoff glitch. Lui prova ad alzare il baricentro, infatti vedete quanti giocatori porta sopra la linea della palla. Noi con Vieira proviamo ad allargare il gioco per Paulo Dybala che si appoggia all'attaccante. Poi Vieira ancora una volta 1-2 con Ronaldinho, prova ad andare dentro Digno, grandissima chiusura di Kanté che fa il terzo difensore centrale aggiunto. Recuperiamo subito palla però qui con Cucurella, con Paulo Dybala, e ancora palla in banca con Patrick Vieira. Attenzione a Mbappé che va fino in fondo, qui grande copertura di Gullit. Diciamo che lui doveva cercare di andare a recuperare palla, noi non avevamo nessun bisogno di andare ad offendere, a fargli male, però l'importante è tenere il possesso sempre nella metà campo del nostro avversario. Qui proviamo con uno scambio breve, Ronaldinho perde il pallone, gran Gullit indemoniato, quel Gullit è devastante. Noi proviamo a gestire palla, lui guardate come sale con tutti quanti i giocatori. Io non volevo assolutamente buttarla, però qui stiamo rischiando davvero tanto con Klostermann. Pallone girato per Neuer, con calma, io non senza fretta, con calma, senza perdere assolutamente la lucidità. Dovevo tenere questa palla assolutamente, lui qui la recupera con Babu, poi Maldini, subito palla in verticale per l'attaccante, niente da fare, il nostro grandissimo Alaba fa un'altra lettura difensiva devastante, poi Vieira la prova a gestire, mancano soltanto 4 minuti e sono un'eternità 4 minuti, quando si sta diciamo al secondo tempo supplementare. Klostermann, io con calma, la partita per me era già più che finita, dovevo soltanto gestirla agli ultimi minuti senza fare un'altra figuraccia come ho fatto all'88esimo del secondo tempo regolamentare. Cucurella, 119esimo sul cronometro, Vieira, Ronaldinho, ancora Ronaldinho che la gestisce con calma olimpica, poi Cucurella prova a strafare, doppio passo, attenzione, qui perdo palla, mancano 40 secondi e concedo al mio avversario l'ultima opportunità, pallone dentro. Grandissima lettura difensiva di Alaba e Klostermann butta il pallone in tribuna, l'arbitro dice che può passare così, finisce 5-4, una partita assurda per alcuni versi, che però ci ha insegnato una cosa, che anche se il risultato è sul 3-0 e abbiamo il pieno controllo della partita, mai mai abbassare la guardia. E anche se stiamo perdendo e abbiamo l'ultima azione all'88esimo, al 90esimo, crediamoci fino alla fine perché qualcosa può sempre cambiare. Io lì la partita l'avevo persa, ho fatto l'ultima azione anche per ingenuità del mio avversario, ma comunque fatto sta che la partita l'ho ripresa sul filo del rasoio. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, un saluto dal vostro Juan Mata e noi ci vediamo in un nuovo video.